sono le problematiche interne al vostro istituto? Uno dei punti fondamentali su cui stiamo lavorando è quello delle scale antincendio. Le scale antincendio sono situate ai due lati dell'istituto. Queste potevano essere definite fino all'anno scorso un punto di aggregazione, in quanto era possibile accedervi per prendere una boccata d'aria o per fumare una sigaretta, ma adesso questo lusso c'è stato tolto con il cambio del preside sono sorte anche altre problematiche, ovvero il punto che riguarda la fotocopiatrice. La fotocopiatrice è stata acquistata con i fondi della DPR, ovvero il decreto del Presidente della Repubblica, e quindi può essere definita nostra. Ma il preside ha limitato l'accesso alla fotocopiatrice per ogni professore solo una volta al mese, il che sembra abbastanza assurdo. Un altro punto fondamentale è quello del cancello del lato di Torrione. Questo è aperto solo per mezzo metro, di conseguenza gli alunni sono costretti ad entrare a scuola uno alla volta e in uno spazio piccolissimo. Quindi stiamo cercando di scendere a compromessi con il capo d'istituto, che si è già rivelato abbastanza comprensivo nei nostri confronti. Quindi speriamo che tutti insieme possiamo arrivare a qualcosa di concreto. Lei quest'anno? Il voto è segreto, però bello il murales. Che rappresentante vorresti essere? Allora, soprattutto vorrei essere un rappresentante che parla con tutti gli studenti, un rappresentante che davvero li rappresenti, come sembra un gioco di parole. Perché ciò che credono gli studenti, ciò che vogliono, è tutto ciò che noi dobbiamo fare per loro. Perché noi siamo qua per fare questo. Perché uno studente del Severi dovrebbe votarti? Allora, ci stiamo muovendo per quanto riguarda la mobilitazione studentesca tramite il comitato, che potrà poi essere allargato in comitato delle scuole orientali. Vorrei soprattutto essere un rappresentante che può pensare a lungo termine. Essendo di quarta, se venisse eletto, potrei comunque iniziare con progetti importanti che però hanno bisogno di tempo, oltre che tutti i problemi interni, che non sono tantissimi ma sono fondamentali. Quindi è un po' questa la mia idea di rappresentanza. Cantore, Francesco Carpino, Davide Tino, Mauro Scalese, Tilio Cianci, Mirko Pedris, Silvia D'Auria, Chiara Russo. Mi raccomando, riprendi anche chi era Pantone. No, una pantera. Aggressive. E lei è stata in palza.
Se tu ti metti nella sua... È il ritorno del guaglione sulla traccia, il tipico stile del mistico cico sul ritmico buccia, con il suono che ti dice dove sta il posto giusto. Morde come un chewing gum, questo è hip-hop giusto. Dimmi se ti piace ne ho via più. Un F messaggeri, questo è il nome della crew. Porto dopo se è la dopa che vuoi, allora è dopa che avrai. Tu puoi sentire le energie, già sai. Sniff neff, un suddito devoto della musica che illumina. Muoviti sul ritmo cica, va da sé. Vibra che ti brucia nelle vene quando sale. Entra nel tuo stereo ed è infiammabile come questo groove che mi accende. Parto con la rima e faccio un giro sulle onde. E la saga di un guaglione continua. Apro break che dopo